Ciao ragazze e ciao ragazzi, allora un altro video recensioni di quelle che non vi ho fatto nei mesi precedenti. Questa dovrebbe essere tipo la terza puntata o qualcosa del genere. Da una rapida occhiata dei prodotti che mi sono rimasti, altri 5 ve li mostrerò in questi, poi ne rimangono tipo altri 4 e dopo l'altro video, cioè questo è un altro. Tra virgolette, ricomincerò normalmente a fare video, nel senso come li avevo programmati fin dall'inizio, video, prodotti, quelli all'interno, quelli recensiti, acquistati e finiti tutto insieme. Magari se invece vi piace di più, che vi divida i video in video prodotti in solo finiti, solo acquistati e solo recensiti, fatemelo sapere, io sono lietissima di accontentarvi, anzi, cioè, se mi date suggerimenti, aiuti, io sono sempre contenta e disposta a seguirli, se ovviamente poi ci troviamo bene. Quindi in questo video vi mostro 5 prodotti da recensire. Giù nell'info box trovate la lista completa dei prodotti che vi mostro. E nulla, iniziamo. Primo prodotto è un burro a cacao. Eccolo qua, viola? Sì. Viola è un lip balm della Voco. Questo è un prodotto che si acquista nelle farmacie, parafarmacie. Io l'ho avuto, me l'ha portato mio padre da una fiera di medici. È un lip balm con protezione solare 20. L'ho usato tantissimo ovviamente quest'estate a mare. Non lascia nessun tipo di alone, quindi io lo appoggiavo sia sulle labbra che poi un pochino nel contorno occhi dove andavo a spalmarlo tappettandolo. Comunque è una protezione 20, non è altissima, ma essendo un lip balm è molto più concentrato della semplice crema viso. Scusate, ve lo metto, così potete vedere che non lascia aloni. L'ho portato anche in vacanza, quella culturale, siamo stati a Praga, quest'anno c'era un sole di pazzi, quindi io la mattina e pomeriggio non usavo mai un rossetto, un gloss, ma andavo in giro sempre solo con il burro cacao. Idrata bene, protegge altrettanto, non mi sono usciti herpes strani durante l'estate quando mettevo questo burro di cacao sulle labbra, anzi. Io l'avevo sistemato nel cassettino per ricacciarlo l'anno prossimo, cioè in primavera. Anche se ora il sole non c'è più, forse a me lo lascio comunque a vista, perché se la mattina c'è più sole mi metto questo. Perché ho avuto diversi sfoghi nell'ultimo 2 mesi, 2 volte mi è uscito, quindi forse è meglio che ricomincio a proteggerlo un pochino meglio il mio contorno labbra, quindi lo lascerò fuori. Secondo prodotto è uno smalto della Astra Effetto Gel. Si chiama, come ti chiami? 815 Even con maxi applicatore, stesura perfetta. È un azzurro puffolo, molto carino sull'unghia, mi piace tanto. L'effetto gel è visibile, nel senso che dà quell'effetto più pieno corposo allo smalto, che può sembrare un gel. Poi sopra ovviamente se andate a mettere una base che enfatizzi questo effetto, assomiglia veramente all'effetto gel, mi piace tanto. L'ho provato anche opacizzandolo e l'effetto è molto carino. Oddio, mi sono dimenticata di prendere lo scotch per farvi vedere il colore. Comunque, il colore è questo alla seconda passata, alla prima comunque ha lascia delle righe perché sono smalti che si asciugano molto rapidamente per dare questo effetto così pieno e rischiano che se ci passate quando si sta asciugando si diradi tutto il colore e dovete ricominciare da capo il processo. Cosa dirvi più? Per farvi vedere l'applicatore, ecco qua, volevo dire due cose. Sempre essendo uno smalto a effetto gel, quindi si asciuga e si solidifica prima, rimane a strato molto, molto duro. Quindi se avete un'unghia che tende a muovere, che prende con facilità diverse pieghe, ma comunque poi ritorna, diciamo,
la mia unghia non è bella tonda, mi sto inceppando, però è facile da spiegare. Comunque, la mia unghia non è bella tonda, ma è un pochino piatta. Quando però vado a metterci lo smalto, come se la pressione dello smalto me la facesse fare tonda. Però ovviamente sotto l'unghia è viva, quindi si muove, e gli smalti che sono troppo rigidi, nel giro di uno o due giorni, questo al secondo giorno, mi fanno quelle bruttissime crepe laterali che si formano così sull'unghia. Comunque il terzo giorno era sbeccato, quindi l'effetto dura poco, però è carino da vedere. Questo è l'applicatore, come potete vedere è piatto e largo, riesce a prendere con facilità tutta l'unghia, specialmente quelle più piccole. Io sul mignolo vado quasi dritto al cappaggio, lui si allarga, tiro una sola passata, ho fatto l'unghia. Sulle altre unghie i due passaggi devono essere molto veloci, perché solo si tira il colore ed è praticamente un incubo dopo, perché devi ritogliere tutto, ricominciare eccetera, però l'effetto è carino assai, quindi mi è piaciuto. Peccato che vabbè, ma sono i rischi tra virgolette per come è formulato, e l'avevo già immaginato che le crepe e le sbeccature, la sbeccatura non tanto, ma le crepe immaginavo che uscivano nel giro di poco. Visto che parliamo di Astra, vi mostro un'altra cosa di Astra, che l'avevo messa tra i due Astra, un altro prodotto in mezzo, però visto che ci siamo, vi parlo di, scusate se vi ho accecato, di questa terra compatta opaca della Astra. Questo è il numero 2, sì, è una terra compatta che io uso per fare il contouring, perché per la mia pelle è un tono abbastanza freddo ma non tanto, quindi mi scava abbastanza bene e non è troppo vistoso, rischia di fare l'effetto malefic come Angelina Jolie. Questo qua è il colore, è un rosa, rosa antico, l'ho usato anche per fare un trucco semplice, mettendo solo questo nella piega dell'occhio, tirando una piccola linea di eyeliner, e come ombretto si è comportato bene. Ma mi piace bene, mi piace tanto, quasi sfuma abbastanza bene ora. Ovviamente quando serve che si deve sfumare, fai capricci, ma però si sfuma bene, mi lascia un bel effetto contouring. Avevo messo qua il burro di cacao, sì. Sì, ecco perché non si sfumava. Vabbè, mi lascia un bel effetto contouring, mi piace. Ho detto che il numero 2, sì, c'è anche più calda, però da usare come bronzer, mi sembra che è la numero 1. E la numero 3 era troppo scura, però sempre in tono freddo, era in tono caldo la numero 3. In altro tono freddo, però era più troppo scura per la mia pelle, era il numero 4. E comunque c'è scelta. Almeno il 2 e il 4 sono freddi e sono buoni per il contouring. Gli altri due numeri, quindi dispari, 1 e 3, sono caldi, quindi per dare un velo di bronzer, quindi di abbronzatura. C'è anche la versione shimmer, però non mi serviva, quindi non l'ho presa. Quarto prodotto, che poi era il terzo prima, i kit da viaggio della Sephora, pagato intorno alle 5, quasi 6 euro. Allora, la confezione esterna, la plastichina comodissima, ha la cerniera, è abbastanza capiente. Ora ho rimesso i contenitori più o meno come erano quando l'ho acquistato, poco più qua, però io qua dentro sono riuscita a metterci l'impossibile, ve lo giuro, non i contenitori che vedete. Però mi sa che questi due c'erano, questo non mi ricordo, c'era di tutto, veramente c'era di tutto. Ora vi faccio vedere le cose che trovate all'interno. Prima di tutto degli adesivi, così che si staccano, ci potete scrivere sopra, ma la scrittura rimane poco e niente, quindi questo è inutile. Poi due contenitori da 40 ml comodi, io preferisco quelli piccoli a quelli giganteschi, con il beccuccio, il forellino, quindi due,
uno spruzzino da 30 ml, c'avevo anche adesso l'etichetta scritto olio per capelli per quest'estate. Mi sa che ce ne sta ancora un goccino dopo lo devo lavare, me lo sono dimenticato. Oh, che profumo. Un semplice spruzzino, comodo. Poi due contenitori per creme, uno da credo che sia 50 ml questo. Sì, 50 ml, e uno più piccolino da 10. Allora, questo poi continuo, poi spiego un pochettino come mi sono trovata. Più che altro con la plastica e i contenitori in genere. E poi c'era questo specie di cucchiaino che non ho utilizzato sinceramente. Allora, tutta la bustina l'ho trovata super comoda per il fatto che abbia la cerniera, sia di una dimensione ottima per viaggiare in aereo, quindi ci potete buttare di tutto. Fortunatamente, quando viaggio con mio fidanzato, lui essendo maschietto, perché porta poco e niente di liquido, poi ci dividiamo, non so, il deodorante, il dentifricio, queste cose così, e quindi ce ne occorre uno a te, uno per tutte e due. Quindi io riempio il mio, anche il suo, con la doppia capacità di inserire le cose all'interno. Comunque, questa bustina della Sephora l'ho trovata molto resistente, fatta bene, e poi elegante, in bianco mi piace. Avendo la cerniera la trovo super comoda, mi piace un sacco. Dicevo, etichettine che non ci puoi scrivere sopra, si cancella subito, inutili. I due contenitori da 40 ml per me sono ottimali perché in un viaggio di una settimana abbondando, balsamo, shampoo, crema si finiscono. Se porto quella gigantesca mi rimane sempre. Io se li riesco a finire la settimana, poi dopo non li devo inserire qua dentro, non devo giocare a Tetris, ho potuto rimettere tutti ogni altra volta, e quindi li butto in borsa e non ci penso più. Lo spruzzino, cosa molto utile, io però non l'ho portata quando ho preso l'aereo perché non mi serviva, l'ho portato poi a mare, quindi era comodo anche da. L'avevo riempito con l'olio per capelli che ho lanciato nella borsa da mare. Se volete sapere cosa ne penso dell'olio per capelli della G-Cube, vi metto qua il link che vi trasporta al secondo della recensione, al secondo esatto dove parte la recensione dell'olio, anzi dei prodotti Saint Club della G-Cube. Comunque lo spruzzino è ottimo, non si è mai inceppato. C'era ancora, mi sono fatta anche gli occhiali. Vabbè, dobbiamo andare a lavare le mani. Ecco, è veramente stato un contenitore comodo. Questo piccolino della Sephora, questo piccolino da 10 ml, lo trovo molto comodo per viaggiare, però un pochino scomodo a casa, a parte se non vuoi depottare diverse cose, è piccolino per casa, però per viaggiare è utilissimo. La crema giorno, la crema notte, quel che sia, 10 ml. Ci si fa tranquillamente la vacanza. Invece, al contrario, questo da 50 ml lo trovo scomodo per viaggiare, ma comodissimo per casa. Peccato che la sua plastica non è molto resistente, non so se si nota, c'è una bella spaccatura e poi si è un pochettino opacizzato, si è rigato, si è un po' rovinata la plastica. Ci sono rimasta male, alla fine questo l'ho usato per avere sempre a disposizione la crema colorata fatta da me con metà fondotinta e metà crema. No, non si è spaccato, non si è finito di spaccare. Comunque metà crema colorata e metà fondotinta l'avevo sempre a disposizione, quindi ho aggiunto di volta in volta il prodotto che ne volevo di più e l'ho avuto tutta l'estate a disposizione. Questo non l'ho utilizzato, però può sempre servire. Ultimo prodotto, deodorante della Nivea Stress Protection, efficace anche nei momenti di stress, 48 ore, delicato sulla pelle, complesso di zinco. Allora, queste qua sono quelle piccolini che ho trovato da Idea Bellezza a 1 euro. Sono comodi per viaggiare, sono 25 ml. Io uso sempre questi qua con il roll-on, non sopporto. Quelli con lo spruzzino non mi piacciono.
Preferisco sempre questi in roll-on, ha un odore bello e anche unisex, perché come ho detto prima lo uso insieme a mio fidanzato quando andiamo in vacanza. Mi piace tanto. È abbastanza efficace, in estate mi ha protetto e tenuta tranquilla per tutta la giornata, anche in momenti in cui il sole era eccessivo, il caldo era eccessivo, quindi mi è piaciuto, è veramente efficace. Cosa dire di più del deodorante? Cioè, no, sono caduta nella trappola di Lolla, di Strawberry Fields, intanto parlo di deodorante. Comunque, mi è piaciuto. Ok. Questa carrellata, vi mando un bacione. Ci vediamo nel prossimo video, che sarà ancora una carrellata di prodotti che vi devo già recensire. E fatemi sapere se preferite avere video omnicomprensivi di prodotti, cioè all'interno dello stesso video prodotti finiti, acquistati e recensiti, oppure dividiamo i video prodotti in prodotti, video di prodotti terminati, video di prodotti acquistati, video di prodotti recensiti. Fatemi sapere, sono sempre disposta a captare nuove, mi sto muovendo un po' corpo, a captare nuove proposte. Vanno un bacione forte 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 e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze, ciao ragazzi, in gamba!